L'aviosuperficie collina nel territorio del comune di Borgo San Lorenzo ha ospitato la Sater 122, un'importante esercitazione nazionale delle forze armate, con lo scopo di addestrare gli equipaggi militari della difesa e di altre realtà istituzionali nel campo della ricerca e soccorso. Sono stati impiegati 9 aeromobili in totale tra aeronautica militare, esercito italiano, marina militare, carabinieri, guardia di finanza, polizia di stato e vigili del fuoco, di cui 8 elicotteri presenti sul campo volo e un aereo di supporto per la ricerca che durante l'esercitazione ha sorvolato l'area interessata. Durante l'esercitazione è intervenuto il colonnello dell'aeronautica militare comando operazioni aerospaziali Poggio Renatico Ferrara, Alfonso Cipriano. Quest'anno è l'area montana del Mugello a ospitare questa importante esercitazione, Sater 122. Di cosa parliamo e qual è lo scopo di questa esercitazione? Allora, l'esercitazione Sater, che sta per soccorso aereo terrestre, è un'esercitazione organizzata dall'Aeronautica Militare in collaborazione con il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e ha lo scopo di offrire un servizio di coordinamento di tutti i mezzi aerei il più vicino possibile all'area di ricerca o di emergenza. Il 95% del personale che è presente in questo momento è all'oscuro di tutto e sta lavorando come fosse una situazione reale per soccorrere le persone in difficoltà. È poi intervenuto il presidente dell'Unione dei Comuni del Mugello e sindaco del comune di Dicomano, Stefano Passiatore. È una soddisfazione come amministratore, ma da cittadino dico è una sensazione particolarmente bella quella di riconoscere che ci sono forze e qui sono rappresentate tutti gli organi dello Stato che collaborano fra di sé, che insieme cercano di strutturarsi, di formarsi, di essere pronti per qualsiasi evenienza. Quindi è una rassicurazione davvero importante. Ha poi preso la parola anche il presidente del Soccorso Alpino e Speleologico Toscana, Stefano Rinaldelli. Lo scopo nostro è soprattutto volare perché le squadre sono abilitate al volo e al recupero e la parte a terra soprattutto per la conoscenza del territorio e questo ci permette di intervenire velocemente. Se abbiamo la possibilità di recuperare la persona o l'elicottero chiaramente è tutto più facile anche con l'attenzione dovuta al mezzo aereo chiaramente perché tutta la sinergia è proprio quello, la sicurezza in certi tipi di interventi. Chiaramente quando c'è il tempo brutto saranno le squadre a terra che penseranno al recupero dell'infortunato e lì i tempi si allungano e più fatica per tutti e lì rientra in gioco la professionalità di lavorare e esercitarsi proprio per questo tipo di interventi.